cosa bella. Oggi inauguriamo una cosa un po' ibrida, no? Puntata specialissima. Sì, un Bloody Cult degenerato, una cosa... Piacerebbe a Cronenberg, un Bloody Cult degenerato, mutante, no? Quindi... È bello. Di cosa parliamo? Te lo dico io. Parliamo di che cosa? Cos'è questa? Parliamo di una galassia lontana lontana. Bravissimo, proprio di Star Wars. Quindi direi, spegniamo la spada laser e partiamo con... un po' col degenerando, quindi un pezzettino di trailer. Perfetto. I want to transmit my application to the Academy this year. Harvest is when I need you the most. You can go to the Academy next year. But it's a whole nother year. Luke's just not a farmer, Owen. He has too much of his father in him. That's what I'm afraid of. Take these two over to the garage, will you? I want them cleaned up for dinner. I am C-3PO. And this is my counterpart, R2-D2. There is a great disturbance in the Force. We have a new enemy. Do or do not. There is no try. I don't know where you get your delusions. Laugh it up, fuzzball. The good bad the Empire knows we're here. We better start the evacuation. We're on our way. Star Destroyer's Gordon coming right at us. Skywalker must not become a Jedi. He's just a boy. Soon the rebellion will be crushed. Skywalker will be one of us. Jabba, this is your last chance. Free us or die. General Solo, is your strike team assembled? Count me in. I'm with you too. Here we go again. The Emperor's made a critical error. The time for our attack has come. Well, look at you, a general. All groups assume attack the warlord. Chewie, let's see what this piece of junk can do. Endangering the mission, I shouldn't have come. You cannot escape your destiny. You must face Darth Vader again. Welcome, Anakin Skywalker. I have been expecting you. I will not turn. You don't know the power of the dark side. Our fleet is lost. And your friends will not survive. I am a Jedi, like my father before me. In time, you will call me Master. You are unwise to lower your defenses. I'll never turn to the dark side. So be it, Jedi. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. The Force will be with you. Always. Vabbè. E questa ce la siamo scavata dalle scatole. Sì. Ma vabbè. Cioè, cosa dire se no che comunque ci troviamo in mezzo a una leggenda qua di quasi 40 anni fa. Quasi 40. Sì, era il 1977 e io Frugoletto lo vidi al cinema, il primo Star Wars, quindi avevo ben 5 anni, però devo dirti che era un altro tempo. Esatto. E Star Wars è stato un bene e un male in soldoni nel cinema, nel senso che comunque effettivamente è vero, una pietra miliare, un film bellissimo, eccetera, eccetera, però ha fatto anche tanto male, se ci pensi. Per esempio... Dopo è diventata una pietra di paragone molto importante e molto pesante. Molto pesante, esatto. Il cinema di genere italiano come poteva dopo competere con Star Wars? Non ce la poteva fare. E quindi è morto, lentamente è morto, no? Il cinema di fantascienza, cioè, prima avevamo Bava che ti faceva Terrore dello Spazio Profondo, dopo non poteva più reggere quella cosa lì. Quindi
ha fatto sì tanto bene, però è andata anche in una direzione molto mainstream, sono nati i primi blockbuster, questo già proprio con lo Squalo, però insomma, diciamo la parte autoriale è sempre venuta meno, no? A favore del Shout. Sì, purtroppo sì, anche perché comunque, vabbè, diciamo che ha dato in America invece ha dato il filone, ha dato il via per altri film di genere, che poi dopo è partito Alien, è partito dopo, sai, tutta la fantascienza. Alien deriva più da cosa? Da Mario Bava, ci pensi, perché è molto un terrore dallo spazio profondo. Sì, è vero. Ci assomiglia tantissimo, però al di là di questo, Alien, magari faremo un altro Degenerando Cult sulla saga di Alien. Adesso esce il nuovo con di Blomkamp, che a me piace tantissimo come regista, quindi farà un lavorone sicuro. È collegato anche Prometheus adesso, se non vado errato. Sì, no. Quindi parleremo, potremmo fare una cosa Alien, Predator, facciamo tutta una missione. Esatto. Sì, si può fare, è bellissima come cosa. È dato un assist. Però ecco, parlando di Star Wars, ecco, una cosa che devo dirti è che secondo me i ragazzi di oggi, magari quelli che ci guardano, se ne rendono meno conto, è che una volta, ragazzi, non c'era il videoregistratore, non c'era il DVD, ma me che meno si scaricava niente. Quindi il film, te lo succhiavi bene, te lo guardavi, lo tornavi a vedere, poi magari ritornava fuori di nuovo al cinema, tu lo tornavi a vedere di nuovo, e però questo sedimentava, no? Era bello anche, mi ricordo, perché potevi vederlo tutte le volte che volevi il film al cinema. Sì, non ti cacciavano dalla sala, no, potevi rimanere lì, quindi i film belli te li guardavi almeno due volte, te li guardavi. Sì, è vero. Poi si entrava anche a metà film. Esatto, non ti cacciavano, non ti buttavano. Una meraviglia. Quindi questa era l'esperienza del cinema. Ecco perché quelli della nostra generazione penso che saremo gli ultimi, perché dopo un po' l'esperienza cinematografica è venuta un pochino a scemare. Sono così legati al cinema, perché comunque il film deve vivere in sala, non ci sono santi. E questi erano i film che sedimentavano lentamente, io non so, Guerre Stellari, ma tutti e tre Guerre Stellari classici, ma non so, mi viene in mente Ritorno al Futuro, i Goonies, film di cui abbiamo parlato mille volte, no? Sì, i Gremlins, sì. La Storia Infinita, cioè sì. Film che sono entrati dentro di noi, li abbiamo visti, rivisti. Ghostbusters, film che ti pare. Tutti i film che abbiamo fatto sedimentare lentamente, ripetendo le frasi a memoria. Sì. E adesso invece, un po' come succede con la musica, se ci pensi, perché una volta era uguale, no? Quando eravamo ragazzi noi si prendevano gli LP o le cassette o i CD, però con la paghetta si compravano e uno te lo compravi ogni tanto. Quello però macinava, te lo sentivi, sì. E risentivi. Adesso c'hai, hai tutta la discografia dei Queen, li hai mai sentiti? No. Non ci sono tutti, Tutti. Non ti rimangono neanche gli autori al giorno d'oggi, moderni. Non sì, ti rimane esatto. Nessuno. Non... Quindi ci sono ragazzi che scaricano in modo compulsivo library di film o di musica e tutto è diventato più liquido, no? È diventato molto più così, più sfuggente. E Star Wars non aveva questi problemi. Quindi... No, infatti, anzi. Comunque sì. Poi alla fine è la storia più classica del mondo, non è una cosa... L'intuizione di Lucas, bisogna dire che intanto le spade laser sono una figata. Veramente. Quello sicuramente. Quella è una figata. Poi il fatto di contaminare un pochino, di metterci dentro un po' di questo di questo modo di pensare un po' giapponese, no? E poi la forza che domina tutto, è interessante. Il Signore degli Anelli, se vogliamo. Sì. Ha avuto delle intuizioni interessanti. Purtroppo le ha sconfessate con la minaccia del fantasma, tirando fuori i midichlorian, che non... Ne parleremo tra un po' comunque. Sì. La nuova trilogia di Lucas. Ma mani in cuore, ma ne parleremo. Ma qual è il tuo film preferito dei primi tre, della trilogia classica? Dei primi tre, guarda, ti dirò, rimane comunque sempre Una Nuova Speranza, il primo in assoluto. Chiamiamolo Star Wars, ti prego, non Una Nuova Speranza. Ok, va bene, Star Wars 4. Guerre Stellari, episodio 4, neanche? No. Guerre Stellari, poi L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, facciamo così. Tanti dicevano Il Ritorno dello Jedi, ti ricordi? Bravo! Ogneti anche, perché sai, sa mai l'inizio è tutto male. No, comunque il mio preferito rimane Guerre Stellari, proprio il capostipite.
Ti dirò che però nel tempo ho rivalutato quello che tutti consideravano il più brutto, forse perché è il Trade Union, l'impero colpisce ancora. Che rivedendolo comunque non è affatto male, secondo me. L'impero colpisce ancora è il mio capitolo preferito. Ti dirò che È forse meraviglioso. quello che perde di più, secondo me, è proprio il terzo. È proprio il ritorno dello Jedi, secondo me. Sì, Perché. vedi un po' così. Sì, c'è questa troppo indugiare sul fatto di Jabba, di Han Solo, che lì c'è troppo film dedicato a Jabba, troppo dedicato a Yoda che muore, parte molto molto lento. Quindi gli Ewoks che non si possono guardare. Sono imbarazzanti, imbarazzanti, va bene. No, l'Impero Colpisce Ancora, secondo me, è il capitolo più bello della trilogia, anche perché, a parte che non l'ha diretto Lucas, che aiuta sempre, che comunque per me come regista è piuttosto mediocre, però citando un regista a me molto caro, che è Kevin Smith, che ogni tanto citiamo nelle nostre chiacchierate, e lui, essendo un grandissimo appassionato di cinema, della trilogia classica, parla in diversi suoi film. E in Clerks parlano proprio dei tre film, qual è il loro preferito? E c'è uno che dice, uno dei personaggi, siccome è una cosa molto giusta, e dice: il più bello è L'Impero colpisce ancora, perché L'Impero colpisce ancora è come la vita, perché ti lascia a metà, ti frega, ci succedono delle cose che è tutto in sospeso. Quindi è vero, questa cosa io sono assolutamente d'accordo. No, è Ti lascia vero. veramente in sospeso. Poi succedono delle cose pesanti nel Sì. secondo, scopre che è suo padre. Bello, No, sono. ma è molto molto bello. Poi, tra l'altro, se ci pensi, credo che sia ancora più spettacolare. Mi è piaciuto molto perché è più spettacolare addirittura di Guerre Stellari. Nel C'è una senso scena di che. Pianeta di Ghiaccio che è bellissima. E ricordiamoci che una volta zero computer grafica, erano tutti modellini, tutti plastica. E questo onore al nostro amico JJ, che un pochino ha fatto la stessa cosa, quindi Esatto, questo bisogna dargliene sì. atto assolutamente. No, diciamo che l'impero colpisce ancora è un valido ponte tra i due, tra Guerre Stellari e il ritorno dello Jedi. Cioè, poteva essere magari una cavolata, poteva essere difficile riempirlo, Invece. invece. E tra l'altro ti dirò che, non so, ti chiedo di farmi un'ipotesi oppure se si sa. Secondo te l'idea del fatto che Darth Vader fosse il padre era già partita, si sapeva già da Guerre Stellari o è venuta? No, allora, diciamo, si è sempre detta questa cosa, adesso onestamente, al di là che è diventata una trilogia, anzi diventeranno 9 film, 128, non lo so, perché ce l'ha in mano la Disney, quindi buonasera. Sì. Quindi ne avremo 8 miliardi di capitoli, però, e se lo guardi bene, è vera questa cosa, Star Wars, cioè, nasce come film a sé stante. Poi Lucas avrà potuto pensare alla sua malattia mentale di farne altri, ma secondo me non andava al di là del sogno malato e bagnato di un uomo che si stava un pochino affermando nel cinema, ma è un film compiuto, Guerre Stellari. Non ha, cioè, tu guarda le logiche dei personaggi che sottendono i personaggi. Tu guarda Luke e la principessa Leia Organa. Esatto. Sembra che se la intendano nel film. Nel primo film sembra che lui e lei siano innamorati o che perlomeno si innamoreranno. Le dinamiche tra i personaggi sono in questo modo qua, vanno in quel senso lì. Poi dopo è che ha fatto il patatrac che ha fatto, ha detto: aspetta, bene. Tiriamoci fuori qualcos'altro. Però secondo me, io sono d'accordo con chi dice che Guerre Stellari era un film finito. Non aveva seguiti. Quindi anche il fatto di far sopravvivere Darth Vader magari è stato voluto dopo, proprio perché hanno ammiccato al fatto. Sai, il cinema, soprattutto il cinema di un certo tipo, cioè il cinema blockbuster, ti insegna, lascia sempre aperta una porticina comunque. Lasciala sempre aperta a un eventuale seguito, però io non credo che ci credessero più di tanto, anche perché vedendo speciali, documentari e compagnia, l'atmosfera del primo Star Wars è un'atmosfera molto giocosa. Un personaggio come Han Solo, un personaggio molto giocoso. Addirittura non so se sai che Harrison Ford aveva pregato in ginocchio George Lucas di farlo morire nel primo film, perché Ah sì? lui No, voleva non so. morire, sì, a tutti i costi. Lui è un po' così, è un po' un pragmatico, un cinico, quindi voleva morire, voleva che il suo personaggio morisse in Guerre Stellari. E l'atmosfera che c'era anche era proprio molto rilassata. Cioè loro pensavano di fare un film per ragazzi, che di fatto è stato. Poi però dopo è venuto fuori tutta un'altra roba, è diventata una roba enorme. E poi dopo sono arrivati altri due seguiti e compagnia cantando.
Però sì, secondo me Guerre Stellari è un film fatto, finito. Soprattutto, ti ripeto, per le logiche tra i personaggi. Principessa Leia fa fatica a non dire che non si è innamorati Luke e viceversa. Sì. Poi nel secondo capitolo questa cosa non c'è più, se ci fai caso. Sì. Sparisce. C'è un bacio fuggevole di lei che vuole ingelosire Han Solo. Han, quindi esatto. Han, sì. In amore in guerra. Tra l'altro, ecco, ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, nel... il fatto di mettere questo film secondo te quanto può avere influenzato il fatto che tanti lo confrontano anche secondo me in modo sbagliato con Star Trek no. Cioè secondo te è voluto anche il fatto di non mettere la location, l'ambientazione, una galassia lontana ma non si sa niente, cioè completamente sì. Proprio per discostarsi da Star Trek, anche da qualsiasi idea. Oddio, non ci ho mai pensato, nel senso che potrebbe essere, non so, una terra del futuro, un sistema solare del futuro, allora, cioè, comunque, diciamo, discostiamo tutto. Così. Io trovo che l'unica cosa che abbiano in comune Star Trek e Star Wars è lo star all'inizio. Per il resto sono proprio due logiche di intendere la fantascienza molto diverse. Anche secondo me, però c'è chi dice, addirittura c'è chi fa anche dei confronti, che secondo me non è possibile fare dei confronti. Non è assolutamente possibile. Sono entrambi due modi per me di vivere la fantascienza in modo completamente diverso. Star Trek ha dei tempi, a parte che deriva da un'origine televisiva, questa cosa bisogna assolutamente sempre tenerla presente. E i tempi, secondo me, sono estremamente figli del tempo di Star Trek, perché comunque Star Trek non è del 77, è antecedente. E i tempi si vedono, cioè hanno dei tempi molto più dilatati, molto alla Spazio 1999, se vogliamo fare un confronto più tra Spazio 1999 e Star Trek, facciamo. Sì. Sì. Che anche se adesso lo guardi adesso, Spazio 1999, quando lo guardavo io dicevo che puntate bellissime al fulmicottone, lo guardi adesso non succede niente. Però veramente ha dei tempi dilatatissimi, ok? Perché questo era, ma attenzione, un prodotto che funziona egregiamente in quel modo. Stessa cosa era Star Trek, poi dopo è diventata un'altra roba, se guardi gli ultimi film sono buonasera. Sempre per... la stessa cosa è diventata anche Star Wars, perché comunque, però Star Wars per me è più giocoso. Star Trek è sempre stata una fantascienza un po' più seriosa, se vogliamo, no? Cioè l'esplorazione spaziale, c'erano dietro queste cose qua. Anche le logiche dei personaggi di Star Wars sono molto semplici, sono caratteri molto semplici. Sì. C'è l'allievo, poi c'è il maestro, poi c'è lo scuro, cioè sono caratteri molto belli. C'è il buffone, che è Han Solo... è tutto così, oppure anche di 3BO, anche lui è il buffone classico, che serve per alleggerire. È più un film proprio per ragazzi, invece secondo me la fantascienza di Star Trek è una fantascienza un po' più adulta, leggermente più adulta, perché un ragazzo si rompe le scatole a sentire parlare di curvatura, metti i motori di qua, fa... No, è vero, sì, è più un film per famiglie Star Wars, Guerre Stellari, secondo me. E infatti, torno a quello che dicevamo prima, sull'atmosfera molto rilassata sul set, cioè tutti erano convinti di fare proprio una vaccata per ragazzi, e solo che si sono trovati dentro una roba che è diventata epocale, il problema è stato quello. Poi dopo ci sono, prima di passare ai nuovi, buttiamo lì due o tre aneddoti del cavolo, non so se sapete che tra il primo film e il secondo... il nostro amico Mark Hamill, Luke Skywalker, ha avuto un incidente molto grave anche. Infatti si vede nel secondo film che tutto un po' c'ha la faccia molto deturpata rispetto al primo film. È perché ebbe un incidente in moto molto grave, quindi se l'è vista brutta, se l'è vista il nostro amico Mark. Sì. A me, come aneddoto, tra l'altro non so se lo sapevi, l'ho imparato recentemente anch'io, che fecero il provino al compagno di stanza di Mark Hamill, che era il buon vecchio Robert Englund. Per la parte di Luke Skywalker, tra i vari trivia che saltano fuori adesso in sto periodo, lui consigliò appunto di fare di provinare invece il compagno di stanza Mark Hamill, perché diceva, e fu così poi che venne scelto Luke Skywalker. Vedi, poi dopo alla fine Robert Englund è andato a finire poi a fare il visito, cioè sempre un po' fantascienza. Mark Hamill, che ricordiamo, dopo non ha più fatto una massa, cioè si è messo, ha fatto un film a episodi horror, mi sembra, che era Body Bags, forse, non me lo ricordo. Sì, quello. Body Bags, lui fa una parte,
Ma perché poi si è messo a fare tutt'altro? Lui ha un'azienda di videogiochi, lui progetta videogiochi, lui fa tutt'altro, non aveva bisogno. Lo ricordi in un paio di episodi del telefilm Flash, ti ricordi il vecchio? Ah, sì. Patrickster, mi sembra. Sì, no, ma tangenzialmente ha fatto qualcosa. Sì. Poi alla fine non... cioè, lui è rimasto... cioè, poi il guaio di fare che rimane imprigionato nei ruoli. Principessa Leia è diventata tossicodipendente. Esatto. Tra l'altro, la sua storia viene raccontata in un film che si chiama Cartoline dall'Inferno, che è un vecchio film degli anni 90, direi, con Meryl Streep, e racconta proprio la storia di Carrie Fisher, che lei comunque era veramente a un passo, anche quella, presa un po' per i capelli. Poi sai che... la cosa mi risulta sempre molto divertente invece la prestazione attoriale di David Prowse, che appunto interpreta Darth Vader, che praticamente è l'attore che non ha fatto niente. Cioè, lui era mascherato, la voce era di James Earl Jones. Credo che nel finale, quando si vede l'ologramma nel Ritorno della Jedi, non fosse neanche lui l'attore, ma fosse Sebastian Shaw, mi sembra. In ogni caso gliel'hanno cancellato perché segnalata che ha fatto Lucas è andare a ricambiare tutti anche i vecchi film. Quindi, cioè, stiamo parlando Sì, infatti parliamo sempre della versione originale della vecchia quella trilogia. Che però non potrete mai vedere perché non esiste più, cioè a meno che non abbiate un vecchio VHS in casa, non si crede nessuno. Sì. Già quelli usciti in DVD dal 2000, per dire, esatto, sono tutti quanti cambiati, tutti per quanti. Per fortuna che non è stato ridoppiato per Stellare, almeno non ha avuto quella vergognoso ridoppiaggio di tanti altri film, per fortuna. E poi ecco, mi soffermerei però un attimo, prima di passare alla nuova trilogia, anche secondo me un'altra figura che rimane inosservata di Guerre Stellari, il primo, che è quella di Peter Cushing. Secondo me è molto bella anche la figura del governatore. Assolutamente. Cioè, ed è, tra l'altro, ho sentito che alcuni fan anche della Hammer Film, tanto per ricollegarci un po' anche al gemellaggio con Black Cat, esatto, hanno detto che è stata la migliore interpretazione di Peter Cushing, che lui aveva già fatto quasi 100 film. Poveretto. Comunque, insomma, no, non sono così d'accordo, povero Cristo, però, insomma, assolutamente necessario, dai. E poi, non scordiamoci di una cosa. Che abbiamo parlato di Guerre Stellari, ma ci siamo scordati di Yoda. Sì. Ma com'è Yoda? Ma com'è il personaggio di Yoda? Egli, pazienza, non ha Jedi, non può diventare. Che cambia tutti i vecchi, è meraviglioso. Yoda per me è il mio personaggio preferito di Star Wars, io lo adoro. E ricordiamolo, queste cose capisco, si sanno, però ripetiamole sempre, animato a mano, perché è un pupazzo, ma ha vita vera, perché gli dà delle espressioni da Frank Oz. Frank Oz, per chi non lo sapesse, è un regista molto bravo, è quello che ha fatto In and Out con Kevin Klein, per dirne una. La piccola bottega degli orrori. La piccola bottega degli orrori, anche lì c'è la pianta, Audrey 2, anche quella mossa a mano. Quindi ci sono dei professionismi dietro, ragazzi, che adesso ce li sogniamo, proprio ci risogniamo. A me è stato, guarda, ti dirò un unico forse neo che di Guerre Stellari, ma poi questo lo vedi dopo nelle trilogie successive, è che effettivamente forse i duelli con la spada laser sono più statici per forza di cose. Poi sì, però preferisco il duello laser un po' statico piuttosto che quella chiappa mosche che fa nella trilogia di Luca. E che è? Questi muovono spade là. Ti dico, ammetto, ti deluderò, però ammetto che mi è piaciuto il duello tra Darth Maul, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi giovane. Quello mi era piaciuto, devo dirti la verità. Perché Darth Maul è l'unica figura della trilogia nuova di Lucas che mi è piaciuta. Quella come Sith non era male. Iconograficamente ottimo, teniamolo, perché lo dobbiamo far morire. È l'universo, esatto. Perché deve morire alla fine del primo? E visto che stiamo iniziando a parlare di questo, trailer! Tre. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. I have encountered a vergence in the Force.
You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? The Force is unusually strong with him. No! I sense much fear in you. The boy is dangerous. They all sense it. Why can't you? Wipe them out. All of them. My only conclusion can be that it was a Sith Lord. But which was destroyed? The Master or the Apprentice? You will be a Jedi. I promise. I am grateful you're here, Master Kenobi. The situation is more dangerous than the Senator will admit. I see you becoming the greatest of all Jedi, Anakin. I wasn't strong enough to save you, Mom. You're not all-powerful. Well, I should be. Blind we are. With creation of this clone army, we could not see. I look forward to seeing them in action. I have tracked the bounty hunter Jango Fett to the droid foundries in Geonosis. The Senate will never approve the use of clones. I will create a grand army of the Republic. What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? You call this a diplomatic solution? No, I call it aggressive negotiations. Or impossibly outnumbered. I don't think so. If Dooku escapes, rally more systems to his cause, he will. I can't take Dooku alone! I need you! My master will never allow the Republic to get away with this treachery. The shroud of the dark side has fallen. Begun. The Clone War has. You won't get away this time, Dooku. Sense great fear in you, Skywalker. Good. Kill him. Something wonderful has happened. Annie, I'm pregnant. Soon I will have a new apprentice. One far younger and more powerful. Be careful of your friend, Palpatine. What if the Republic has become the very evil we've been fighting to destroy? You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? He could keep the ones he cared about from dying. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Train yourself to let go of everything you fear to lose. You're the Sith Lord. If what you've told me is true, you will have gained my trust. The Jedi have tried to overthrow the Republic. I have the power to save the one you love! You shall be known as Darth Vader. Right. Who could have done this? Execute Order 66. The Republic will be reorganized into the First Galactic Empire! You are the Chosen One! She's carrying twins. To exile, I must go. Failed, I have. It's going to be him. I know. E quindi parliamo della tragedia vera. E tra l'altro i trailer ingannano sempre perché sembrano ottimi film, poi li vai a vedere. Sì, purtroppo sì, purtroppo sì, e qui siamo veramente in zona tragedia. Adesso io non so dirti quale sia il film più brutto, forse L'attacco dei cloni, forse, però anche La minaccia fantasma. Forse L'attacco dei cloni è più noioso, anch'io l'ho trovato molto più noioso. C'è da dire che hanno dei problemi, il primo è che minimo dura 2 ore e mezza, sì. Minimo. Troppo. C'ha questi passaggi a tendina che se possono vedere, queste cose che piacciono tanto a Lucas, questi, sì. Questa transizione a tendina anni 70, che negli anni 70 andavano bene, adesso basta.
J. Abrams le cita una volta, ne fa una di transizione così, una sola però. Sì, basta. Sì, sì. No. Non si può, invece, non si può guardare, non si può guardare. Tanto, e allora quindi non saprei qual è il film più brutto. Allora, il primo secondo me La minaccia fantasma. Ah, c'ha già Jar Binks, che già questo basterebbe per condannare qualsiasi film all'oblio, all'ostracismo. Ma schiccia, Jar Binks è un personaggio, già solo come parla ti verrebbe di strangolarlo. Sì, che sia odioso. Non fa ridere ed è odioso proprio. Sì, dovrebbe essere il personaggio comico e che però riesce a essere solo irritante. Per fortuna c'è solo nel primo, cioè nel secondo e nel terzo... Per fortuna, forse l'hanno capito, l'avevano capito. Secondo me sì, secondo me sono accorti, perché in tanti hanno detto, oh, ma cos'è sta roba? Poi è vero che la corsa degli sgusci sulla Bue è anche carina. Sì, non è male. La sequenza che va anche, come va anche la lotta tra Liam Neeson, poveretta anche Liam Neeson, lo fa morire anche lui, ma vabbè. E Darth Maul, appunto, che citavi prima, anche quella scena lì non è male. Tra l'altro funziona da Dio perché c'è l'unico pezzo nuovo di John Williams, Duel of the Fates, che è bellissimo, bellissimo. Quindi funziona molto molto bene cinematograficamente, però lì secondo me è più merito della musica che della regia, perché ripeto, per me George Lucas come regista è veramente veramente mediocre, ecco, un professionista, però ecco, ha azzeccato veramente un film, ecco, basta. Sì, è stato libero di poter fare quello che voleva, si è solo impiccato con le sue mani, perché i tre film non si guardano. No, infatti, no, ma... Cioè, io non so se di Lucas... Di Lucas era quello di... Ecco, forse mi è piaciuto quello con Robert Duvall, era di Lucas, no? Giusto, quello di fantascienza. Ah, era... sì, il primo che ha fatto. Quello, sì. Il primo che ha fatto, quello lì. Il primo che ha fatto, sono d'accordo. Ma non è neanche male American Graffiti, eh? Non l'ho mai visto, sai, non l'ho mai visto. No, buon film, no, anche quello è un buon film. Non una roba, però un buon film, si vede molto volentieri. La cosa brutta, secondo me, veramente brutta, della trilogia nuova è che ha la pretesa di riscrivere completamente Guerre Stellari. Quindi la forza, che era un'intuizione di forza, cioè questa cosa che dominava l'universo, no? E regolava con degli equilibri ben precisi, questa cosa ce la scordiamo e d'ora in poi diventi Jedi solamente se ti fa un esame del sangue e scopri che dentro c'hai delle robe che si chiamano midichlorian, che se ne hai tante vuol dire che sei Jedi, se no no. Oltretutto assistiamo a un fantascientifico nuovo Cristo, che è Anakin, perché è nato così. Sì. Non si sa. No, c'è pazzia, io non so, non so veramente. Sì, 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 e sì. Poi c'è il problema che il secondo film, e veniamo all'attacco dei cloni, che c'è l'ultima ora solo di battaglia, che è una cosa, non ne puoi più, sei sfiancato alla fine dell'attacco dei cloni, non ce la fai più. Con tutta questa guerra nell'arena, con tutti i mostri peggiori della storia della di tutte le galassie. Perché l'inseguimento nella fabbrica, Anakin e Padme che vanno lì, cercano di scappare, è sfiancante. Allora, dell'attacco dei cloni, parere mio, salvo soltanto Christopher Lee. Non mi è dispiaciuto il Conte Dooku. Sì, il Conte Dooku non è male perché c'è Christopher Lee. Che comunque esatto, è solo per quello. È un grande attore. Perché anche Samuel L. Jackson, onestamente, no. È triste. Come fa schifo lo Yoda digitale dei tre film di Lucas, è una cosa che non si può guardare. E lo fanno anche combattere, non è sì, possibile. Sì, con la spadina laser, una cosa... Ma come fai a girare una roba così? Come fai a non capire che è una roba ridicola? Menzione speciale per la scena più ridicola di tutti i tre film nuovi, che è quella del corteggiamento tra Anakin Skywalker e Padme. Cioè, cosa lì, quella cosa lì, ma chi l'ha scritta? Ti ricordi che lui per fare il figo cerca di cavalcare quella specie di mucca? Sì, sì. Che sta in equilibrio, ma bella cosa. Cioè, andate a cercare il video su YouTube, cioè veramente una roba non si può guardare. E poi sembra un film di Fausto Papetti, sembra un video di Fausto Papetti degli anni Ottanta. Il caminetto, loro... C'è una cosa triste! Seduzione punto zero. C'è una cosa... È piatta, è mediocre, proprio si è patetica. Schifosa. Non c'è una battuta che valga la pena. Non c'è niente. Non c'è niente. Tutto quello di buono che poteva esserci nell'attacco dei cloni, perché io mi ricordo anche, non era male, una cosa che mi aveva incuriosito, l'introduzione di Jango Fett. Poteva essere interessante. Distrutta anche quella. Distrutta. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
Cioè, perché non era, non poteva essere un buon personaggio, quello, Ah, mo, scusa, lo non fanno sono morire subito, anche un attore. Ah, quello. sono un attore fantastico, che non so se hai visto, visto che noi ogni tanto citiamo anche titoli così. Questo film non l'ha visto nessuno. Si chiama Once Were Warriors, un tempo eravamo guerrieri. È un L'ho film visto. bellissimo, Maori, L'ho visto, molto bello. di Tra Lita l'altro, Maori, è un film splendido, neozelandese, dove c'è fatto lui, anche il seguito, vero? Fatto anche il 2, mi sì, ha sembra fatto che anche abbia il 2, bravo, ha fatto anche il 2, ma il 2 non vale l'1. fatto. E lui fa questo personaggio che si chiama Jake La Furia, che è meraviglioso, meraviglioso, un film strepitoso. Volte Muera Morrison, se non vado errato come nome. Bravo, 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 bravo. Sì. Mondiale, un filmone, Once Were Warriors. E veniamo ai Sith, l'attacco dei Sith. No, Tra la l'altro qua. vendetta No, dei Sith, vedi, faccio un gran casino perché per me i tre film nuovi sono indecenti. ma poi introduciamo anche questa figura dei Sith che prima non si era mai sentito dire. Sì, mai sentito nominare i Sith. Sith, proprio introduciamo i Sith, non neanche i Jedi malvagi, lato oscuro, i Jedi malvagi, no, i Sith, Sicuro è c'è una solo razza il a sé. Dio. C'è Dio, sì, c'è, però sono i Sith. Vabbè. Esatto. E i Sith spiccano nell'ultimo film, La vendetta dei Sith, che non sarebbe neanche male come film. Tra i tre, Tra i esatto. tre è quello più sfangabile, se non che ha dei problemini. Allora, Padme che muore di parto, non si capisce bene perché, probabilmente perché Anakin è diventato cattivo e lei questa cosa soffre talmente che muore. Non ha pesatto, è proprio così. Vabbè, bravo anche questa cosa, Rita, un genio. Poi c'è la scena di lui che viene tagliato a fette dal nostro amico Obi-Wan e in mezzo alla lava. Quella non è neanche male, perché l'ha odiato talmente tanto Hayden Christensen che dice sì, muori! E lo odi, e quindi bene. C'è il problema che diventa Darth Vader. E quando diventa Darth Vader, te lo vedi tutto la sua maschera. Dice dov'è Padme? E qui c'è il problema. Gli dicono Padme è morta. E lui fa no! Cioè, non puoi E dire distrugge mezza. fai a fare una scena così? Con lui che sembra, ma veramente sembra un personaggio dei cartoni animati. Oh, no! Ma dai. L'unica cosa bella di quel finale è che hanno reintrodotto il doppiaggio di Massimo Foschi, che era l'unico, il vecchio, la voce del Darth Vader originale. Volendo proprio trovare del buono, L'unica volendo cosa. trovare del buono, no, però veramente è agghiacciante. Non mi è dispiaciuta la figura di Grievous, del generale. Quella non mi è Generale dispiaciuta. Grievous, sì, non è male. Diciamo, sì. Però anche lì ci sono miliardi di personaggi, ce ne sono un sacco. E poi Lucas ha un modo di girare che apre mille parentesi, perché stai seguendo la storia d'amore tra Padme e Anakin. Poi c'hai Ewan McGregor che va nel pianeta per vedere, no, nel coso lì d'acqua dove ci sono i cloni. E intanto tu stai seguendo me, non capisci una mazza. Dici, ma cos'è che ha scoperto pure questo qua? Cioè, e poi c'hai la Repubblica, e poi c'hai i geni. Ecco, tra l'altro, una cosa anche secondo me è un errore assurdo, che voglio dire, i Jedi hanno la coscienza di tutto, cioè li ammazzano i cloni, che li ammazzano tutti in modo, cioè, facilissimi, cioè, li sterminano in modo Sì, no, senza fare uno sforzo, cioè, sono quelli che geni li pre mix. vengono presi alle spalle tranquillamente. Ecco, scena carina della vendetta dei Sith quando lui stermina i bimbi. Quello è un tocco di Sì. cattiveria che non mi aspettavo. Che tra l'altro Ewan McGregor quando la vede dice oddio non posso guardare, ma c'è proprio recitazione zero perché sembra Però vedi, Ewan McGregor, se lo dirige Danny Boyle, ti fa Trainspotting, esatto. quindi è un gran attore. Purtroppo fa sta roba qua anche lui. Ecco, nell'attacco dei cloni c'è quella battuta molto carina dove c'è Obi-Wan che dice a un giovane Anakin: ragazzo, tu sarai la mia fine. Ecco, questa è una battuta carina. Questa chi l'ha scritta ha avuto un guizzo. Però Sì, ecco, sì. No, ma ci sono troppe poche idee sicuramente valide in una cozzaglia di cavolate. Cioè, anche il Conte Dooku che muore subito nei Sith, non si sa perché. così. Non... E poi, secondo me, c'è questa. Lucas, lì sei un po' incasinato con l'aggancio della vecchia trilogia. Perché se ci fai caso, una cosa che ho notato. Quando in Guerre Stellari
o non mi ricordo se è nell'Impero colpisce ancora. Luke chiede a lei la cosa si ricorda di sua madre e lei dice: ho dei flash, me la ricordo triste così. E lui dice: no, io non mi ricordo niente di mia madre, ma eravate lì tutte e due, come fai? Allora voglio Sì, dire. meraviglioso. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque sì, trilogia bocciata. Da qualcuno è anche, a qualcuno è anche piaciuta, però è da qualche fan, perché talmente era grande l'ossessione di sapere come fosse nato Darth Vader, che e purtroppo, cioè sì, non, comunque sì, bocciata completamente, secondo me. Poi, vabbè. Molto piena di gente che secondo me guarda della robaccia che non ha un verso, però. No, Parere personale. oltretutto non è stato fatto neanche lo sforzo di ricreare, cioè si vede chiaramente che la nuova trilogia è più moderna rispetto alla vecchia, cioè le tecnologie sono molto più. Invece doveva essere, siccome era antecedente, bisognava fare uno sforzo in più per avere forse magari meno astronavi, meno invenzioni tecnologiche, cioè sembra ambientata nel futuro, la nuova nel futuro. Mi rendo conto che non è facile, però un minimo di sforzo. Un minimo, pensaci un attimo. Poi è troppo pulita, è troppo, Sì. essendo tutto digitale, cioè chiariamo, uno schermo verde e la gente poveretta è costretta a parlare al nulla. Quindi boh, tutto è stato aggiunto dopo in post-produzione. È tutto troppo laccato, troppo pulito, troppo perfetto, troppo levigato. Non si può, si vede, è finto, e purtroppo è finto. Quindi. Sì, tutto a cominciare proprio anche dalle città, cioè è tutto finto. Bocciatissima, e infatti ben si è meritato Lucas il documentario che hanno fatto contro di lui, che si chiama The People vs. George Lucas, dove praticamente è un documentario dove sono andati dai fan della trilogia storica chiedendo opinioni sulla nuova trilogia. E insomma i pareri non sono stati proprio clementi, anche perché, ripeto per l'ennesima volta, ma non scordatevelo mai, quel mentecato di Lucas ha veramente ritirato le copie vecchie di Guerre Stellari, le ha ritirate. Quindi è impossibile vedere il Guerre Stellari 1977, a meno che uno non abbia una vecchia VHS. Io ho conservato le VHS infatti della vecchia Anch'io, trilogia. però stiamo parlando di un pazzo, cioè uno che le ritira perché dici io le migliori. Se ci pensi, no? Penso a E.T. di Spielberg. Spielberg fece la stessa cosa. E Sì. E.T. riuscì al cinema migliorato, tra virgolette. Secondo me no, No, no. perché ha tolto le pistole ai poliziotti, ci ha messo dei walkie-talkie, cioè che minaccia è? Ti minaccio col walkie-talkie? Vabbè, comunque va bene, ma facciamo finta che anche Spielberg un po'. È un po' come la storia del ridoppiaggio, che vai a rovinare Bravissimo, comunque. o quelli che colorano i film in bianco e nero, ci può stare tutto, non dico di no. Però cosa ha fatto Spielberg? Quando è uscito il DVD di E.T., ci ha messo sia il montaggio nuovo, ma anche quello originale, così uno almeno sceglie quello dei due film che vuol guardare. Dice Lucas, l'ha proprio cancellato, cioè lui ha detto li prendo io, li tengo io, d'ora in poi questo è il vero Guerre Stellari. Questo è il problema, tutto lì. A proposito di pietre miliari, apro e chiudo una piccola parentesi, l'ho scoperto proprio da pochissimo, ma è vero che Coppola per sua volontà ha fatto anche ridoppiare Il Padrino in italiano? Il primo, che dicono tutti che è una boiata assurda. Io questa cosa non ti so dire se è stato Coppola, però ti posso dire una cosa. Io il Padrino, io sono un fan esagerato, io lo adoro. Il Padrino per me è una cosa spettacolare. E io ho Sì. comprato i VHS, i DVD e pure i Blu-ray. Ho tutto del Padrino, perché mi piace talmente tanto che me lo sono comprati. Beh, sai che i Blu-ray, ho messo sul Padrino parte 1 ed è ridoppiato, non riesco a guardarli, non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non posso sentire Al Pacino doppiato da Maurizio Chevalier. Non ce la faccio, che è quello di Tom Cruise. Non ce la faccio. Oltretutto so che hanno ridoppiato anche i Predatori dell'Arca Perduta. No, Io mi tengo i miei DVD vecchi senza no, è assurdo. ridoppiaggio, per l'amor di Dio, anche perché non scordiamolo mai. E le nostre chiacchierate, spesso e volentieri abbiamo affrontato questo argomento, i doppiatori che c'erano 30 anni fa, adesso ce li sogniamo. Perché voi fate tanti fighi, ah, guarda quello, c'ha la voce di Samuel L. Jackson, guarda quello, è quello che doppia Russell Crowe. Ragazzi, siete dei doppiatori. Andate a vedere i film vecchi, i film degli anni 40, degli anni 50. Andate a beccare anche il più sfortunato cameo del vecchietto che passa. Ma una voce? Ma da brividi, eh. Ma una volta c'era della gente che veramente
sapeva lavorare, ed è lo stesso problema dei effetti speciali, della fotografia, che è sempre lì. Tra l'altro ti faccio un mini collegamento con la vecchia trilogia di Guerre Stellari del doppiaggio, che ricorderò sempre bellissimo, il doppiaggio di Stefano Sattaflores di Han Solo, che poveretto quest'attore sfortunato che morì a poco più di 40 anni, fece il terzo e poi di leucemia mi sembra morì molto prima, era anche un bravo attore tra l'altro, e un doppiaggio che secondo me anche quello di Michele Gammino non compete. No. Cioè, anche se è un doppiatore vecchia scuola. Vecchia scuola, storico, certo, sì. No, è vero. Però sì, purtroppo è stata una voce anche quella storica per Han Solo. Io la voce di Han Solo la associo a Stefano Sattaflores. C'è poco da fare. Han Solo. Han Solo, è vero. Adesso ci si incasina sempre. L'ultimo capitolo della nostra chiacchierata che riguarda esatto. Proprio il risveglio della forza, capitolo 7. Trailer! Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Vabbè, ti chiamo un attimo la Mati che dice lei cosa ne pensa. Mati, vieni qua un attimo. Sì? Vieni. Abbiamo una giovane fan. Vediamo il futuro della saga di Guerre Stellare. Star Wars è bello. No, aspetta. Saluto Fabrizio. Ciao. Allora, ti do anche la spada laser. Star Wars è bello. È bello, solo bello. Anche molto interessante. Sì. Poi? Un po' misterioso. Molto violento. Molto violento? No, dai. Ma da 1 a 10, dimmi da 1 a 10, poi ti lascio andare. 100.000. Va bene. Addirittura 100.000. Ah, ecco. Vabbè, ecco. 100.000, proprio 100.000 non gliel'avrei dato, però ecco, insomma. Quella che avete visto è una giovane critica in erba che stiamo crescendo nel nostro vivaio di giovani critici. Le nuove generazioni dei figli appunto della saga di Star Wars. Sì, oppure anche potremmo definire figli di malati di cinema che quindi si sorbettano tutta una serie di film in continuazione. Quindi, insomma, però ci fa piacere perché anche a lei piace tanto andare al cinema, quindi ci andiamo a sparare un sacco di filmetti insieme. Quindi benvenga. Ah sì, certo, è doveroso. Noi appassionati di cinema dobbiamo per forza avere degli eredi. Sì, bisogna certo. Tramandare assolutamente il termine. Sì, certo. Infatti ogni tanto quando si può gli buttiamo dentro un Chaplin, gli buttiamo, sono anche piccolissima, è dura, però ce la facciamo, dai. Saremo contro gli Avengers, ce la faremo. A battere gli Avengers e a far vincere il cinema di una volta, il cinema di tempo. E così. Vabbè, quindi parliamo del risveglio.
C'è, diciamo, qua si sono spaccati due in due i fan. Eh sì. Si sono spaccati in due. E noi rappresentiamo un po' le due Esatto, controparti, infatti da qua nasce un po' l'idea di questo video eh. degenerativo particolare. Perché a me è piaciuto, io non posso dire che non mi sia proprio, mi è piaciuto, io sono uscito proprio. È piaciuto. E tu invece sei molto perplesso. Da Sono cosa perplesso. vogliamo partire? Vogliamo parlare del film? Allora, intanto avvisiamo se c'è qualche spoiler, ci sarà, però cerchiamo di Chi è mantenerci che lì. ormai non l'ha visto? Se io penso che ormai spoiler zero, perché l'avrà Qualcuno, dai, visto. qualcuno ancora. Dici. Sì, dai, qualcuno che non l'ha visto. Cioè. Però insomma, diciamo che qualche spoiler lo faremo, però cerchiamo di essere vaghi. Che dire? Allora, intanto dirige J.J. Abrams. E so che te questa cosa fa non tanto piacere, perché non sei un amante di J.J. Al di là che comunque ho trovato quasi un capolavoro, Super 8. Super 8 mi è piaciuto Super 8 è un tantissimo. grande film, sono d'accordo. In tanti Passato inosservato. l'hanno un po' snobbato, un pochino, boh, tanti non l'hanno neanche molto amato, digerito, ma secondo me forse perché non l'hanno tanto capito, perché per me è un bel omaggio a quel tipo di cinema di cui parlavamo prima, no? Quel tipo di cinema Esatto. che un po' ci ha cresciuto, quindi secondo me, avendo la nostra età, è proprio un tipo di film che ti rimane dentro. Ha al finale un po' troppo tra luce e vino, ma va bene, ci sta, ci sta. Allora, diciamo che non è che, cioè, Abrams mi piace come regista, però secondo me ha questa cosa che poi ne abbiamo già discusso. Tende a volere rivisitare troppo. Al di là, cioè, anche Super 8, come tu stesso mi hai fatto notare, E.T., i Goonies, eccetera, Sì. eccetera, non, cioè, non gli ho mai visto realizzare un'idea sua propria. E questo non vorrei che fosse più indice di un regista furbo più che bravo. È questo. Guarda, sì, posso essere d'accordo, però allora, intanto dipende, cioè sia regista è regista, nel senso che spesso e volentieri ci sono i registi che scrivono. Come il nostro amico Tarantino Quentin, che tra un po' uscirà il film, ma se è bello fare un bel video su Tarantino, mi piacerebbe. Hateful Eight. Bravo, Hateful Eight, aspettiamo proprio, ma di più, quello è il vero film da attendere, altro che, ma va bene. Lo aspetto, infatti. E, però ci sono anche registi che mettono in scena quello che hanno scritto altri, come è il caso del nostro amico J.J. nel Risveglio della Forza, perché non scordiamo, il Risveglio della Forza è stato scritto da Lawrence Kasdan. Che è un grandissimo regista, quello che ha fatto Il Grande Freddo, Grand Canyon, grande regista, grandissimo. Considerato anche, considerato. Silverado, Silverado number one, Silverado, grande film. E però è anche un grande autore di cinema, cioè uno che scrive un grande cinema. Infatti, Predatori dell'Arca Perduta l'ha scritto Lawrence Kasdan, quindi insomma, non è un cretino. Quindi mi ha No, fatto molto piacere rivedere il suo nome tra quelli che hanno scritto il film. L'ha scritto lui e. Non mi ricordo il nome del secondo, però sono due sceneggiatori che per un film, per settimo film di questa, non sono neanche tanti, perché ultimamente ne leggi 7-8. Quindi ben venga. Lui è uno che mette in scena idee di altri, quindi capisco quello che dici, però insomma, sai, un po' il suo imprinting c'è, il suo imprinting secondo me è da fan, ecco, da fan, da appassionato, e io rispetto il rispetto con cui lui si è posto. devo Sono dire più sì, della questo materia, eh? Io questo devo dire di sì, non ha incasinato, è stato molto, si nota proprio l'attenzione nel Risveglio della Forza, alle atmosfere, ai personaggi, alla storia, questo è vero, c'è molto molto rispetto e mestiere comunque perché per carità, non si può dire che non si sia un regista che non abbia mestiere, che non conosca bene il suo mestiere. sì, secondo me, guarda, il passo lo vedremo col prossimo film. Cioè, il prossimo film scandirà veramente da che parte va la trilogia. È stato già concepito come una trilogia, giusto? Sì, più ci sono anche già concepiti vari spin-off, te l'ho detto. Se l'ha comprata la Disney, è finita. È Avremo Star finita. Wars per sempre. Quindi delle due, più che J.J. Abrams, è peggio il fatto che l'abbia preso la Disney. Questo Peggio. potrebbe ammazzare. Sai, dipende poi tutti i progetti, no? Dipende chi ce li ha in mano. Nel senso che comunque, se poi li dai in mano a delle persone che sanno fare bene il loro mestiere. Adesso io non so chi sarà il regista del prossimo film, non credo di nuovo J.J. Abrams, credo che cambieranno. Sì, penso anch'io. Insomma, non è male, nel senso che comunque se uno non è un fantoccio, ma sa quello che fa, poi mette comunque la propria impronta sul film. E devo dirti, parlando del film in sé, è vero che ha parecchio strizzato l'occhio ai fan, mettendoci personaggi classici della trilogia, buttandoci dentro le cose giuste che ci volevano. Abbiamo anche già detto nelle nostre chiacchierate precedenti
che alla fine questo è una specie di remake di Guerre Stellari, questa cosa è innegabile, cioè sì. L'iter è quello. L'iter è quello. E questa è stata una cosa che mi ha un pochino deluso, infatti ti dico. Lo so, però secondo me era necessario, perché secondo me dopo la porcata che aveva fatto Lucas era necessario riallacciare un attimo il legame affettivo con il passato. E questa cosa, questo per me era il modo migliore per farlo, cioè riproporre Guerre Stellari 2.0, che prendesse per il bavero anche le nuove generazioni e facesse provare quell'effetto nostalgia potentissimo alle vecchie. Quindi lui cosa ha preso? Ha fatto questo, però io devo dirti ha introdotto anche delle cose interessanti nuove, cioè tipo per me Kylo Ren è un cattivone di lusso, ma di lusso, ha è sofferenza un interiore che... Esatto. È molto molto affascinante come cattivo, devo dire, perché non è il classico cattivo proprio stronzo all'ennesima potenza, ma è quello... il passaggio, il ponte tra il bene e il male. Leggevo tempo fa in rete, e questa cosa la condivido in pieno, di un critico che anche lui fa video, e nel suo video su Le Origini della Forza diceva ha a un certo punto un colpo di teatro J.J. Abrams, quando Rey, catturata da Kylo Ren, dice ma io ho un uomo con la tua maschera, togliete. Lui, paf, se la toglie. Che è una cosa che non si fa mai, no? Perché Darth Vader senza maschera l'abbiamo visto dopo tre film. Invece qua subito lui, zac, in un attimo si toglie la maschera. E questa cosa qua, anche questo è un osare, no? È interessante, secondo me sono pienamente d'accordo. Ma è un cattivone molto bello, molto molto sofferto, no? È interessante, come mi è piaciuta anche la figura del generale, non mi ricordo però il nome, il generale della stazione Starkiller, sì, si chiama? Non ricordo, però è fortissimo. Che è proprio la controparte, se pensiamo, l'opposto di Kylo Ren, sì, perché esatto. Lui è molto più cattivo, molto più nazi. Sì, la esatto. Cosa che mi è piaciuta tanto di questo Star Wars è non girarci tanto intorno, ma quando c'è la scena in cui loro stanno per attaccare il pianeta e c'è il generale appunto che parla alle truppe, quello è nazismo, ci manca la svastica ed è quello sì, nazismo sì. È esatto. Bellissimo, proprio non girarci intorno, quello è. E ho trovato una scelta coraggiosa, ho trovato una scelta interessante, davvero. No, no, è una bella scena, una scena molto forte, una bella scena. Io l'ho trovato molto interessante, quindi ripeto, sicuramente un film che sa di già visto, per chi poi i film se li ha visti mille volte, sa di già visto. Però ha delle belle idee. Poi questi per me funzionano tanto. Lui, guardia pentita. Sì, mi piace. Sì. Anche se non ho capito una cosa, perché non ci sono i cloni? I vecchi soldati erano cloni, perché in questo film non ci sono cloni, ma bambini che sono stati... Secondo me questa è una cosa molto interessante, perché che sono cloni l'ha detto George Lucas nelle tre fetenzie che ha fatto, perché nei tre film originali sono uomini, non sono cloni, comunque poi i cloni sono poi uomini. Sì, esatto, però erano tutti sono soldati nei tre film. Erano tutti cloni di Jango Fett, se non sbaglio, giusto? I cloni. Sempre ce l'ha detto Lucas nella trilogia. Invece io questo l'ho trovato bello, cioè proprio azzeriamo quello che ci ha detto il mentecatto e andiamo da un'altra parte. Tant'è che non si parla più di midichlorian, la forza è tornata a essere la forza, il lato oscuro è il lato oscuro, ecco, bello. Io diciamo che, ecco, questa no, non ho salvato... Allora, salvo Finn, che mi è piaciuto molto, simpatico, questa sua anche vigliaccheria che vuole scappare, perché lui comunque ha paura, non ne vuole mezza, non vuole essere della resistenza, cioè vuole essere solo per far colpo su di lei, magari, ma non è, diciamo, proprio un buono puro. Però purissimo. Belli dubbi che all'inizio, deve sì. Effettivamente confrontarsi con, si tira indietro, è interessante, non è male. Come mi è piaciuto il personaggio di Poe, diciamo che non salvo il signore supremo del lato suo, quello è un effetto pessimo purtroppo interpretato, cioè questo Andy Serkis lui non vuole mai farsi vedere umano, lui vuole farsi vedere come Gollum, cioè in 30 anni in un secondo. Esatto. Che è anche carino come film, che balla thriller, balla. L'unico. No, è orrendo, quello non mi è piaciuto, quello non è piaciuto nemmeno a me, l'ho trovato proprio un passo indietro. E poi purtroppo digitale fittissimo. Non ti è piaciuta sì, Rey? No, cioè... Rey non ti piace? No, Rey non mi è dispiaciuta. Mi piace, è interessante la cosa anche di stabilire se potrebbe avere una parentela con Luke Skywalker, che ricordiamo si vede soltanto alla fine, sì, non parla neanche. Sì.
Per cui questo mi è piaciuto, anche quest'ultima scena dove lei gli porge la spada, è molto bella, molto, lui si commuove quasi, cioè è molto in tensione, come per dire, Lei stai è cominciando piaciuta tanto, dico la verità, anche perché non scordiamo mai il futuro è donna, quindi tutto. molti film che io ho amato e ho apprezzato nell'ultimo periodo ci dicono questo. Un altro film che vi consiglio di vedere, perché è uscito adesso al cinema, che si chiama Dio esiste e vive a Bruxelles, è un film di Jacques Van Dormael, che è un belga, è un film bellissimo, che dice che praticamente Dio non solo esiste e si aggira in vestaglioni di flanella per il suo appartamento, digitando sui tasti del computer leggi improbabili che servono per scontentare l'uomo, ma anche una moglie, una figlia che ha 10 anni, e non parlategli mai di quel cappellone di suo figlio che se n'è andato di casa. Quindi è un film fantastico, ma fantastico, vi consiglio di vederlo. Alla fine la donna diventa Dio, quindi è fighissimo, è veramente bellissimo, recuperato come un grande film. Ragazzi, però non me ne vogliono i fan, non me ne voler neanche tu, però io sarà una questione mia di paura dell'età che avanza, ma io Han Solo, Harrison Ford vecchio, io non l'ho. È stato un trauma. È stato un trauma. So, Sapendo che si era pure rotto la gamba quando aveva fatto le scene. però io devo dirti che risentire i duetti, le battute tra Han Solo e Chewbacca, lì è stato un bel ritorno a casa. Io È queste cose vero, qua me le ero dimenticate. però è vero, è vero. Questo stato. È molto bello sentirgli fare le battutine con Chewbacca. Bello. Ma potrebbe essere, ti dirò, sarà sicuramente una cosa mia del fatto che vedi che il tempo passa e non risparmia nessuno in questo senso. Però anche vedere la principessa Leia, vabbè, lei ha avuto il trascorso che sappiamo, quindi magari è più distrutta, cioè tutto tirato. Ma te Cioè. non l'hai vista nel film di Cronenberg? Guarda in Maps to the Stars, lì c'è la vera Carrie Fisher con me. Adesso l'hanno tirata con la copale, è un Ah, bidone sì. diventata. Se tu guardi Maps of the Stars, a un certo punto c'è lei che interpreta se stessa, è un Credo che bidone, quello che è faccia la un figura boiler. Oddio. Credo che quello che faccia la figura migliore sia Luke alla fine. Almeno così, nella scena, nell'unica Sì, scena che si vede. vedremo. Nel secondo film vedremo. Forse la barba che gli fa il pizzetto Però glielo vedi, alla fa. fine non sono presentissimi. C'è l'unico un po' presente è Han Solo, che effettivamente è un Sì. po' più presente. Ma Leia non si vede quasi mai. Poi Quasi sai cos'è mai. bello di questa cosa qua del risveglio della forza, che a me piace personalmente tantissimo. Che anche ieri sera, perché oggi è il primo dell'anno, ricordiamolo, auguri a tutti, siamo qua a fare il video per voi, solo per voi, il primo dell'anno. Esatto. L'anno scorso, cioè ieri sera, eravamo a cena a casa di amici, anche loro hanno visto il risveglio della forza, ed era bello perché dicevano, ah, ma lei sarà la figlia di Luke. No, io ho una teoria, per me è la figlia di Han Solo. Ragazzi, contora, non può essere la figlia di Han Solo. No, è possibile. Come fa? No, ci sta più che sia la figlia di Luke, se vogliamo proprio. Potrebbe darsi, però è bello perché si innescano queste cose qua. E quando in un film, bello, brutto, la gente si ferma lì, ne parla e dice: per me è così, per me succederà così. Vuol dire che il film un po' ti è entrato dentro, ti è Altro rimasto attaccato, no? E questo è il cinema. neo che ti devo dire, nessuno potrà mai competere con. E poi passo anche ai lati positivi perché ci sono anche quelli. Però nessuno potrà mai competere con R2D2. Io il nuovo droide A me piace un sacco, per me BB-8 è fantastico e poi anche quello non è mica digitale, è no, è fatto vero, vero, questo. è fantastico, sta pallozza che gira, number one. A me è piaciuto tantissimo BB-8. Io sempre rimango sempre affezionato a R2D2, non riesco a. E infatti mi è dispiaciuto che si fosse risvegliato solo alla Io ho fine. trovato molto positivo e corroborante che invece di 3 B8 l'abbiano tenuto zitto prima di aver veduto il film, ha detto due parole e basta, perché l'ho sempre trovato irritante come personaggio, profondamente irritante, quindi zitto preferivo. Punti veramente bellissimi. L'attacco alla base. L'attacco alla base che ti Veramente. riporta indietro nel tempo, la Amo morte vedere degli inseguimenti nello spazio, delle battaglie nello spazio. del. Beh, anche Bellissimo. la fuga all'inizio non è male. E anche l'inizio, appunto, con l'entrata in scena dell'incrociatore, omaggio proprio a Guerre No, Stellari. beh, per me JJ. Questo è stato veramente un punto di Venissero da te forza. e ti dicessero: oh, fammi episodio 7. Te cosa fai? Ti inventi? Ci vai con della gran calma. C'è della gente fan di te, cioè, io te ne parliamo, ma ci sono dei fan di te, ti vengono a bruciare a casa.
Cioè, come andarci molto tranquillo con Star Wars, eh? Ah, è vero, questo è... ci sono veramente dei punti. Io sono andato al cinema a vederlo, c'era uno visto da Jedi in sala con me, va bene? Avrà avuto 35-40 anni, l'ha visto da Jedi, con tanto di spada, va bene? Un grande. Mercoledì sera a vedere il film, quindi... Confessa che volevi farti il selfie. Quasi quasi. Però devo dire anche un altro punto, e qua possiamo dai spoilerare un pochino. Bellissima l'uscita di scena di Han Solo. Questa è una scena veramente bella. E la dire... mia, che Kylo Ren è un cattivone fighissimo. Però non vi diciamo chi è Kylo Ren. Però è un cattivone fantastico. Beh, certo, c'è la scelta che fa. Poi a un certo punto te l'aspetti, perché poi è una scena che ti aspetti nel film. Però c'è cioè, quello che sta per succedere, tu dici, ecco adesso. Però cavoli. Beh, è bello. Però... shakespeariano quasi. No? Sì, sì. Molto, molto. Questo è stato veramente lì, mi ha molto emozionato come scena, pur aspettandomela, perché te l'aspetti. È chiaro che deve succedere qualcosa, un colpo di scena deve esserci. Cioè, non poteva finire in modo tutto rose e fiori, non poteva. Però, cioè, ti dirò che questo... No, diciamo, sì, sono un po' combattuto, un po' di delusione, però sicuramente andrò a vedere. Non volevo essere quello che diceva mi fa schifo a partito preso, ho voluto andarlo a vedere perché, cioè, è chiaro che quelli che ti dicono no, non andrò mai a vederlo perché è una cavolata, a prescindere, non sanno di che cosa stanno parlando, quindi... No, le cose bisogna sempre vederle. E ti dirò che, come ho visto anche l'orrenda trilogia di Lucas, la seconda, andrò a vedere anche questa. Se hai visto quindi Lucas, sei vaccinato, puoi fare tutto, puoi fare. E spero, ti dirò, spero anche di potermi ricredere. Spero di, per quanto il mio cuore rimarrà sempre attaccato a Luke, Ian... Però è come, e vedi, e sono d'accordo con te per tantissime cose, ci mancherebbe. Però bisogna cercare anche di staccarsi un pochino dall'effetto nostalgia, perché per me tanto c'è l'effetto ricordo, c'è tantissimo quella cosa lì, e bisognerebbe cercare di valutarlo in modo un po' a sé stante, un po' oggettivo. È difficilissimo. Quelli che non è che mi dicono, ah, gli anni 80 c'era la gran musica, non è vero, c'è a cagare la musica degli anni 80, però tu eri un ragazzo, ascoltavi quella musica lì, adesso te la riascolti e dici che gran musica che ascoltavamo, ma non è vero. Che bella era prima e adesso non è che tanto peggio rispetto a quello che ascoltavamo noi. Ascoltavamo Sandy Martin, noi altri, People from I Righeira, capito? Cioè, vamos alla playa, c'era tutta quella roba lì, c'era The Final Countdown, c'era della roba che non si salta. Poi in mezzo c'erano anche dei gran gruppi, Broski Beat, quello che ti passa, sì, però c'erano anche tanti gruppi che prima iniziano a lavorare dagli anni 70, insomma, poi sono andati avanti. Quindi l'effetto nostalgia c'è sempre. Alla fine siamo esseri umani, quello c'è sempre. È difficile staccare, quello è difficilissimo, staccare proprio la spina e vedere proprio con occhi nuovi. Ci vorrebbe un po' un simile lavaggio del cervello. No, beh, sì, volendo. Possiamo chiedere al dottor Who se ci dà una mano. Esatto. Però, no, ecco, devo dirti, io apprezzo, siccome io sono un appassionato di cinema, di tutti, a me piace tutto il cinema, onestamente, non c'è un genere che non mi piaccia. Il romantico faccio un po' più fatica forse, però dipende, perché comunque se è un bel film romantico me lo guardo, che è una bellezza. Però io apprezzo, siccome mi piace soprattutto, apprezzo più il cinema del passato rispetto al cinema di adesso, quando in pieno 2015 ti esce un film che è episodio 7 e per la maggior parte sono effetti non digitali. Beh, guarda, ti dico, quando vado a vedermi gli speciali e vedo che il Millennium Falcon se lo sono fatto di legno e poi l'hanno dipinto... Beh, guarda, è un tornare a un tipo di cose che spesso ci dimentichiamo, invece... Diciamo che ho apprezzato molto, molto, e lo ribadisco, il rispetto per il passato, il rispetto per approcciarsi a una sfida che poteva essere un disastro, poteva risultare un disastro. E no, devo dire che vorrei, ti ripeto, vorrei vedere Abrams in qualcosa tutto suo. Questo mi piacerebbe. Vorrei vedere Abrams che facesse un film esclusivamente suo. Va bene. Quindi niente, allora, come concludiamo? Che la forza sia con voi. Che la forza sia con noi. Che vi faccio vedere un'altra spada laser. Che la forza sia con voi. Che con tutti sia...
E dividiamoci, dai, cioè, che sia anche tra con il bene e con il lato oscuro, perché anche questo povero lato oscuro ha il suo fascino. Sono d'accordo. Diciamo che. E poi, ecco, ti lascio con una sfida che ti propongo per fare un altro speciale di Bloody Cult e Degenerando. Te ne volevo parlare, ma ti faccio la sorpresa adesso. Faremo una puntata speciale tra La Casa e Ash vs Evil Dead. Ah, bello, sì, Perché no? bello, perché no? Sono d'accordo. Perché no? Si sta concludendo con domani si concluderà la prima stagione, che secondo me è fantastico. Cioè, è stato anche in questo caso abbiamo una rivalutazione di un genere molto bello. Di tutto il cinema. Va bene, e mi sembra il modo migliore per concludere. Sicuramente il Tutto. più bello. Va bene. Ciao, grazie mille e al prossimo gemellaggio. Alla Ciao. grande.